Allora iniziamo. Prima di presentarvi gli ospiti di oggi, scopriamo insieme il protagonista di questa puntata. Ascoltiamo la scheda. Divenuto celebre a livello internazionale grazie a un brano strumentale dance, a oggi è l'unico artista italiano a essersi aggiudicato la prestigiosa statuetta del Brit Award. Nato in Svizzera, fece ritorno in Italia, a Fagagna, con la famiglia in seguito al terremoto del 76. Fin da ragazzo dimostrò una passione per la musica che lo portò dapprima a imparare a suonare il pianoforte, poi a cimentarsi con le attrezzature da disc jockey. Trasformò questa passione in un lavoro, vincendo qualche concorso a livello locale e dando vita a una radio. Gradualmente si dedicò con maggior impegno alla composizione musicale, fino al grande successo raggiunto nel 1996. Suo è il brano Children, che vanta la vendita di oltre 5 milioni di copie. Trasferitosi a Londra prima e a Ibiza poi, fondò un'etichetta discografica indipendente con cui pubblicò brani lontani dal genere che lo aveva reso celebre. Collaborò con numerosi artisti internazionali e compose per televisione e cinema. È mancato nel 2017, a 47 anni, pochi mesi dopo la diagnosi di un grave male. Il personaggio di oggi è Roberto Concina, universalmente conosciuto come Robert Miles. E allora, noi non ascoltiamo solitamente brani musicali in questa nostra trasmissione, ma oggi è inevitabile, è un'eccezione. Oggi si parla di un musicista che sono sicura, se anche non lo aveste riconosciuto nella descrizione della scheda, lo avete conosciuto immediatamente, riconosciuto immediatamente dalle prime note di questo brano che lo ha portato su nel firmamento musicale. In compagnia nostra oggi ci sono Albino Concina, il papà di Roberto, e Gianpaolo Perez, amico e musicista. Ben arrivati ad entrambi. Ci siete? Eccoci. Ben arrivati a tutti e due. Allora, io inizierei sicuramente con qualche domanda al signor Albino, che giustamente custodisce i segreti di una vita da papà, quindi tutto quello che è stato Roberto dai primi giorni della sua vita fino ad un successo internazionale. Innanzitutto, signor Albino, come sta? Abbastanza bene, grazie. Bene, allora è pronto a raccontarci qualche curiosità legata a Roberto? Ci proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa di bello. Assolutamente sì, guardi, io le chiedo subito, siccome so che Roberto era nato in Svizzera, come mai vi trovavate in Svizzera? Ma noi ci trovavamo in Svizzera come degli immigranti, sia io che ero partito a 16 anni come muratore a lavorare nel canton di Neuchâtel, e mia moglie invece è venuta 2 anni dopo e ci siamo incontrati e ci siamo sposati e sono nati questi 2 figli, insomma. Bene, Roberto e Manuela. Però poi sì, Siete tornati in Italia, in particolare proprio nel nostro Friuli Venezia Giulia, a Fagagna. E cosa ci racconta di Roberto in arrivo dalla Svizzera in Italia? Che bambino era? Ma Roberto era un bambino molto tranquillo, molto bravo da bambino, di cui noi siamo rientrati nel 79. Io sono rientrato perché ero vicepresidente di una cooperativa edile e dopo il terremoto abbiamo pensato di rientrare e di stabilirci a Fagagna. Roberto è stato sempre molto molto amante della musica. E verso i 9-10 anni così gli ho comprato un piano e ha cominciato subito a strimpellare con questo piano e di lì è rimasto sempre affascinato dei vinili che si aveva in casa in quei tempi lì, di qualche giradisco di quei vecchi, eccetera, eccetera, insomma. Ma è vero che inizialmente era attirato sempre dai tasti, ma non del pianoforte, di una fisarmonica, è vero? Sì, è vero, sua sorella aveva studiato la fisarmonica
in Svizzera, la suonava anche molto bene, però gli è passata un po' la voglia di suonare qua in Italia e lui prendeva ogni tanto sta fisarmonica e ci provava anche con questa fisarmonica. Però insomma a lui gli piaceva sicuramente molto di più il piano. Il pianoforte, infatti immaginare Robert Miles alle prese con la fisarmonica fa uno strano effetto. Ma come siamo arrivati poi dal pianoforte ad affondare addirittura una radio? Cosa c'è successo in mezzo? Lui è sempre stato molto molto amante a parte della musica, ma sempre dopo aveva degli amici che lo hanno portato nella radio. C'era una radio qui a Pagagna, era una radio Friuli Adria mi pare, una roba del genere. E niente, è venuto a casa un giorno e mi dice: papà, mi piacerebbe anche a me mettere su una radio. E allora l'abbiamo aiutato anche lì, insomma io lo aiutavo a mettere sulle antenne, su in montagna, ma la radio ha durato ben poco perché dopo ha preso la via di provare a fare il DJ, ha vinto questo concorso ed è partito lì e ha venduto la sua radio ed è andato a fare il direttore in un'altra radio e dopo è andato militare, insomma. Però diciamo che lui, dopo che ha cominciato a fare il DJ, è andato avanti per la sua strada, sempre con molto successo, facendo il DJ. Era proprio la sua passione, che poi è diventata addirittura un lavoro. Ma il papà ha dato una mano a Roberto non solo a sistemare le antenne per la sua radio, ha dato una mano addirittura a spostare un intero studio di registrazione da Spilimbergo fino a Londra. Com'è andata? Sì, esatto. È venuto, diciamo che questa cosa è scaturita quando l'hanno scoperto. Un produttore l'ha scoperto a Lignano che faceva il DJ al Drago, mi pare, e questo produttore gli ha detto: ma Roberto, tu devi far vedere questo disco, questa musica alle case discografiche. Sono andati in giro un po' per l'Italia, ma le case discografiche italiane non ci credevano tanto in questa musica, insomma. E l'ha portato su a Londra e sono andati su assieme, lui e questo Giotti Vanelli a Londra e lassù è stata sì una grande sorpresa, perché ha trovato delle case discografiche che ci credevano in lui, alla sua musica, ed è venuto a casa e da un giorno all'altro mi dice: papà, dobbiamo partire per Londra a portare via il mio studio di registrazione, che devo partire. Ma non scherzerai mica? Ho detto no, ha detto papà, dobbiamo partire. L'indomani siamo andati a Udine, ha affittato un camioncino e siamo partiti a Londra. Mi ha fatto fare anche il tunnel della Manica, così. Ecco, ma proprio lei magari si aspettava di andare a Londra comodamente seduto in aereo, invece no, guidando un furgone dopo aver smontato un intero studio di registrazione. Ma e al ritorno come è andato il viaggio? Il ritorno è stato molto più complicato perché mi hanno lasciato da solo. Io non volevo tornare a casa solo, però il produttore a Londra ha detto no, ha detto Roberto deve montare subito il suo studio di registrazione e a lavorare subito, lei deve tornare a casa. Così mi hanno portato fino al treno del tunnel e dopo sono tornato a casa da solo. Cosa non si fa? Ho messo 24 ore, ma insomma sono tornato. Diciamo che solitamente dicono: dietro a un grande uomo c'è una grande donna, in questo caso c'è un grande papà che ha soddisfatto tutte le richieste del figlio, no? Cioè, ha dato una mano proprio addirittura smontando e portando a destinazione un intero studio di registrazione. E bravo il papà Albino, ma noi adesso sentiamo la testimonianza anche di Giampaolo Perez, che oltre ad essere un musicista era anche un amico di Roberto, conosciuto peraltro sempre in un'occasione abbastanza curiosa. Ce la racconti? Sì, ci siamo conosciuti a Fagagna
perché a quel tempo facevo da animatore per degli scambi culturali che il comune di Fagagna aveva col comune di Alès nel sud della Francia, e avevamo degli ospiti che erano questi ragazzi che facevano queste attività di canoa, si faceva ginnastica, e loro vollero dare una festa di saluto per tutti, e però volevano avere un DJ. Io a quel tempo non ero molto, non sapevo cos'era, e allora chiesi a uno dei ragazzi che era ospite, che era Stefano Fabbro, e lui mi disse: ah, non preoccuparti, viene un amico mio. E venne Roberto e suonò, e da lì diventammo molto amici. Io poi avevo un'ottima collezione di dischi, perché a quel tempo studiavo arte visiva, e per cui ci si interessava anche di musiche che arrivavano da oltreoceano, dall'Inghilterra, e per cui divenne un frequentatore di casa mia, insomma. Subito uniti, insomma, dalla passione per la musica, chiaramente non musica che era facilmente reperibile, ma musica di una certa qualità. Sì, musica di una certa qualità. Tra l'altro, al tempo mi occupavo anche ci occupavamo di musica indiana. Io e Roberto eravamo dei grandi cultori della musica classica indiana, e così ci siamo avvicinati a queste cose che oggi chiameremo fusion nella musica, dove si mescolano più stili e più provenienze, diciamo. Certo. È questo, sì. Diciamo che Roberto, anche grazie appunto alle sue frequentazioni, è stato un precursore di tanti stili, non a caso appunto Children, che abbiamo ascoltato poco fa, è ancora attualissima, malgrado lui poi, sebbene lui abbia prodotto tantissimo altro, ma appunto dal 96 ad oggi è una musica che rimane veramente un sempreverde e ascoltabilissima, malgrado il passare degli anni. Il tempo è tirannissimo. Io le chiedo, in due aggettivi, come descriverebbe Roberto Concina Robert Miles? Uno staccanovista, un grandissimo lavoratore. Quando non lavorava in studio, lavorava come muratore, lavori che rinnovava case, insomma viaggiava molto, però lui passava tantissimo tempo in studio, anche 15 ore al giorno. E poi una persona di grande cuore. Grande cuore. Ma so che sono nati comitati a supporto dell'attività appunto di Robert Miles, e per cui in questi giorni, proprio sabato 19, a Campo Formido verrà inaugurata una via, un'area verde, un parco giochi, insomma tante iniziative che tengono ancora nei nostri cuori la figura di Roberto. Purtroppo, come spesso accade, io vi devo salutare perché il nostro tempo è arrivato al termine. Vi prometto che ci sentiremo nuovamente per parlare ancora di Roberto e della sua attività. Per ora vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie a voi. Un saluto. Grazie tante. Grazie a Giampaolo Perez, grazie ad Albino Concina.